Dora Horvat, Liugio Modena, una vittoria convincente per 3-0 sul campo di Busto Arsizio, che è sempre temibile. Penso siate soddisfatte della vostra prestazione. Sì, sicuramente con il risultato sì, con la prestazione c'è ancora tanto da lavorare. E comunque sempre è difficile giocare a Busto perché è un palazzetto molto caldo con tanta gente, però è stato anche bello. Quest'anno hai ritrovato Modena sul tuo cammino, che cosa pensi di questo campionato e del vostro campionato? Cosa vi prefiggete come obiettivo e in che cosa dovete ancora migliorare per raggiungerlo? Beh, sinceramente adesso Italia è ritornato di nuovo a essere un campionato molto equilibrato, quindi per ora non potrei dire chi tengo favorita, ce ne sono 4, 5, 6 squadre che possono fare bene. Il nostro obiettivo ovviamente è centrare la Final Four di Coppa Italia e anche in campionato arrivare più alto possibile. Beh, per il nostro cammino stiamo facendo abbastanza bene. Comunque all'andata potevamo fare anche un po' di più, però comunque è una squadra nuova, penso che bisogna solo lavorare e con il tempo il lavoro paga. Dall'altra parte della rete c'era Celeste Poma, tu hai condiviso con lei la maglia della Riso Scotti Pavia ai tuoi esordi nel nostro campionato. Riguardando un po' indietro alla tua carriera, al tuo cammino, che cosa c'è di quella Dora giovanissima di allora e che cosa è rimasto insomma in te che ora sei una campionessa affermata? No, penso che sono rimasta la stessa, sicuramente sono cresciuta perché sono invecchiata anche, però magari sono cresciuta di testa, possiamo dire, in questi anni anche fuori Italia. E adesso sono contenta davvero per essere tornata, perché per me rimane sempre il campionato più bello che c'è. Grazie e in bocca al lupo. Crepi, grazie.